Andiamo di Moviola. Cesari distrugge Rapuano. Gestione cartellini bocciata. Prima ammonizione di Simeone, non c'è. Il secondo giallo lo segnala il quarto uomo. Allora, ragazzi, io non voglio prendere meriti della partita. Che l'Inter sulla carta era più forte, che ha avuto più possesso palla. Io non sto mettendo in discussione che l'Inter non sia forte. Su questo, non ci sono discussioni. Che l'Inter ha fatto qualcosina di più, anche se a me la partita è parsa bruttina. Non sto negando neanche questo. Che il Napoli con Mazzarri è un altro Napoli e si difende molto più basso, ho cercato di prendere qualcosa in contropiede, non mettiamo neanche in discussione questo, ragazzi. Ma l'arbitraggio di ieri ha preso un voto 4, non è solo Cesari, anche quello di Sky ha detto la stessa cosa. Andiamo a vedere cosa dice Cesari e perché. La gente si arrabbia perché uno deve anche capire il confronto, ok? Un confronto sano ci può stare. Allora, nel primo tempo ci sono state due ammonizioni, nel secondo tempo 5, nel giro di pochi minuti. E già qui uno si arrabbia. Se tu fai una gestione nel primo tempo, perché cambi nel secondo tempo? Allora, il primo giallo a Simeone non c'è perché c'è un fallo normale e che va contestualizzato nel finale dove c'è agonismo. Sul pestone del secondo giallo, Rapuano non tira subito fuori il cartellino, ma è consigliato dal quarto uomo di Bello che gli suggerisce di ammonire Rapuano. All'inizio neanche si era accorto che fosse Simeone. Da lì nasce la furia di Mazzarri. Ok, nel primo tempo, anche lì i napoletani si sono arrabbiati. Nel primo tempo, Calhanoglu mette giù Zerbin dopo 4 minuti e l'arbitro non interviene. Era un fallo da giallo, ma non è intervenuto. Stesso discorso per un fallo del turno su Lobotka, e anche lì l'arbitro lascia andare. Ok, ma vabbè, va bene perché se in una finale devi capire anche lo stato d'animo. Ok. Poi l'ammonisce sul terzo fallo, che è quello meno evidente di tutti. C'è da interrogarsi sul metro, perché nel primo tempo non ammonisce mai, nella ripresa ammonisce ad ogni fallo. È questo che viene attribuito a questa partita. Nessuno dice che l'Inter è scarso, nessuno dice che l'Inter non abbia giocato meglio, ok? Il problema è che voi vi offendete, ok? Perché dite, vabbè, voi siete juventini, sapete dire solo questo. Voi siete napoletani, sapete dire solo questo. No, ci sono persone più competenti di noi che dicono la stessa cosa. Come uno come Cesari, come ce ne sono altri che hanno dato lo stesso voto. In generale, se vai a vedere 2, 3, 4, li prendi, il voto in media è 4. Quindi, ragazzi, non andate, accettate, bisogna anche accettare quando una cosa ti va a favore. Poi, che Simeone, appena ammonito, dovrebbe fare più attenzione ed è un coglione, questo non lo metto in dubbio. Anche lì andrebbe detto. Mo sei stato ammonito, attenzione come Endri. Poi Mazzarri fa i suoi cambi, sbaglia, ma questo fa parte della partita. Nessuno ha messo in discussione. Però ci vuole un dialogo più aperto perché così si crea ogni volta un odio. È questo che tanti interisti non capiscono. Ieri ho sentito, come voglio dire, tanti che se la sono presa, non ti seguo più, mi hai deluso.
Ragazzi, io dico sempre la mia, io dico sempre come la penso. Se voi cercate i lecchini, non sono uno di quelli. Io dico come la penso. Poi l'arbitro, la moviola, i moviolisti che ne sanno più di me, mi hanno dato ragione. E si crea un odio, ma non mi. A me quando c'è quel dubbio, io non dico che l'Inter non meritava o il Napoli poteva fare di più, però si è andato a sporcare una partita che era sullo 0-0. Poi può anche essere che in 11 contro 11 l'Inter l'avrebbe portata a casa, però c'è sempre quella cosa che tu vai a sporcare e crea un odio sportivo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Un saluto dal vostro Francesco Bianconero. Ciao a tutti.